Allora, il bollettino aggiornato ad oggi, anzi a questo momento, vede tre altre situazioni sotto osservazione. Allora, eravamo a sei fino a ieri pomeriggio, tutte e sei negative. Oggi abbiamo tre nuove situazioni. Un paziente ricoverato in malattie infettive nel pomeriggio di ieri e due entrati della giornata di oggi, uno stamane e uno in questo pomeriggio. Presentano il criterio epidemiologico, presentano comparsa di lieve sintomatologia, come prevede il protocollo, quindi sono stati ricoverati, è stato attuato il tampone, il cui esito credo che lo avremo probabilmente domani nella mattinata. Per quanto riguarda invece le situazioni di persone soggette a isolamento domiciliare e a sorveglianza attiva, sono 81. Si tratta, di persone che presentano il solo criterio epidemiologico, cioè persone che sono per, buona parte transitate per VO. Per la maggior parte transitate per schiavonia, quindi hanno solo questo criterio epidemiologico, non hanno nessuna sintomatologia, però come prevede il protocollo è stata data l'indicazione all'isolamento domiciliare per i 14 giorni e la sorveglianza attiva, che vuol dire che il nostro servizio di igiene e sanità pubblica quotidianamente li contatta per sapere come stanno, se hanno febbre o altri sintomi. Quindi questa è la situazione ad oggi. L'ordinanza di domenica, con l'integrazione, diciamo, dell'esegesi del lunedì, ecco, appare anche chiara perché quella di lunedì dice le palestre pubbliche, private, le piscine, insomma, funzionano, ecco, rispetto a come appariva la domenica. Dunque, dal punto di vista scientifico, sanitario, cos'è che potremmo dire noi? Il concetto è sempre, allora, se le azioni di contenimento a monte, cioè quello di riuscire a intercettare il potenziale in questi 14 giorni di range, chiamiamolo di allerta, no? O di allerta più alta. In questi 14 giorni, se noi riusciamo, grazie al senso civico delle persone, alla conoscenza che abbiamo delle situazioni, riusciamo ad intercettare i casi potenzialmente, i casi da sorvegliare o comunque di potenziale sospetto o quant'altro, e direi che anche l'attività alla luce della nota di ieri, della circolare di ieri, che allarga le maglie dell'ordinanza, direi che quella circolare sta in piedi proprio perché a monte c'è un'attività di filtro. Però va anche detto che l'attività di filtro non possiamo garantire che è al 100%, perché è ovvio, no? Ho detto, c'è, cioè, il senso, la capacità di capire le situazioni a potenziale rischio e il senso civico, insomma, di chi che ne dice, sono stato lì o meno. E quindi non è possibile garantire un'attività di filtro al 100%. Però qui la valutazione sanitaria arriva a supporto della decisione fino a un certo punto, cioè noi possiamo dirvi l'attività di filtro che facciamo dovrebbe teoricamente garantire con ragionevole sicurezza la prosecuzione delle attività sociali di un certo tipo.